Dopo la vittoria della Roma di ieri c'è ancora speranza per il secondo posto? Sì, credo di sì, perché i giochi non sono ancora fatti. Credo che Verona, il Chievo-Verona non sia semplice per la Roma. Io ci credo ancora. Dopo la vittoria della Roma di ieri c'è ancora spazio per il secondo posto? È difficile. Ieri dobbiamo ringraziare Allegri che ha fatto che la formazione può perdere con 8 cambi, insomma. Questa è la verità. Ma il Napoli ce la metterà tutta, fino alla fine. Poi si deve vedere, perché la Juve ieri ha giocato con 6 riserve. È una pastetta là. Perché se giocava la squadra della Juve a completa, la Roma non vinceva, perché la Roma non è a livello del Napoli. Il Napoli è molto più forte, come gioco e come tutto. Come giocatori anche. Ma il Napoli è molto più forte. Io spero che il Napoli vada al secondo posto, perché è peccato. Ha fatto un grandissimo campionato, abbiamo un grandissimo gioco. È il miglior gioco d'Europa. Dopo la vittoria della Roma di ieri c'è ancora speranza per il secondo posto? Secondo me sì. Secondo te, Salvatore? Secondo me no. Già è tutto calcolato, già è tutto fatto. Che ieri la Juve doveva vincere. Che ha schierato 6 riserve? Perché la settimana prossima la Coppa Italia, quindi sta preparando la Coppa Italia a fare pure il triplete con la Champions. Io penso di sì, sono convintissimo, perché il Chievo è una squadra ben preparata e quindi non credo che farà un regalo come gliel'ha fatto la Juve ieri sera. Questo non lo posso proprio pensare, perché guardi, calcisticamente ognuno di noi capisce di calcio, però ognuno ha un'idea diversa. Io penso che, vedendo quella partita ieri sera del Napoli, che ha dato uno spettacolo veramente sbalorditivo, e poi vedendo la sera la Roma, sì, ma la Roma ha vinto, ma come ha vinto? Con una squadra inerme, perché non ha fatto niente, la Juve non ha fatto proprio niente. Io penso proprio di sì, perché il Napoli in questo momento è la migliore squadra che offre un calcio migliore a livello nazionale. Quindi ieri, con molta probabilità, per quanto riguarda la partita Roma-Juve, è stato, diciamo così, un episodio isolato, che non dà preoccupazioni al Napoli. Il calendario della Roma è più semplice? Ma io, più semplice relativamente, però per il pallone non esiste la semplicità, ma esiste la caparbietà, che è la cosa più importante per una squadra come la nostra, che oggi è in grande forma. C'è ancora da sperare, però la partita Roma-Juventus ieri è truccata. Perché, secondo lei? Hanno fatto qualche accoppiamento per me, poi, perché la Juve non ha giocato per niente, non ha giocato per niente. E c'è una partita di quell'importanza che loro dicevano, sono mesi che stanno dicendo che volevano fare altri, o semmai concludendo la può darsi che non pigliano manca nessuna vittoria, escono fuori da tutte le tre competizioni. La lei che fa quello che poi l'arbitro i mandassi in Serie B a essa, a Roma e a Juventus, ma a Juventus sono l'ultima delle due partite del campionato e beh, tutte e due ci si guarda, scommesso, ti ha scommesso da noi.